Il complesso della caserma Montelungo e della caserma Colleoni è in una posizione davvero baricentrica se guardiamo alla nostra città Bergamo. Già il PGT aveva ipotizzato qui il polo della cultura, dello sport e del tempo libero. Crediamo che il recupero che sta per partire di questo complesso sia perfettamente in linea con quelle intenzioni, vista la funzione universitaria e il centro sportivo universitario. Ma tornando alla dimensione cittadina, siamo a metà strada tra l'area di Borgo San Tommaso, Borgo Santa Caterina, l'Accademia Carrara, Parco Suardi e il centro di fatto, Piazza Santo Spirito, il Sentierone. È proprio un punto strategico, questo recupero quindi restituirà non soltanto degli edifici oggi degradati, costituirà anche un tassello fondamentale per questo collegamento appunto tra l'area culturale dell'Accademia Carrara e il centro, collegamento ciclopedonale attraverso il sistema dei parchi cittadini, con l'intenzione di dare finalmente un volto compiuto a questa parte di città che da troppo tempo giaceva sostanzialmente abbandonata. A seguito del parere favorevole della sovrintendenza della commissione regionale, alcuni corpi di fabbrica verranno demoliti per far luogo ad altri nuovi edifici. In particolare sono i corpi bassi alle mie spalle, che erano utilizzati come mensa e refettorio, alla mia sinistra le tettoie e gli edifici utilizzati per magazzino e ricovero di autoveicoli, e l'edificio prospiciente Vicolo San Giovanni nella parte più verso via Camozzi. Il progetto di Barozzi e Vega, vincitore del concorso, si era caratterizzato dalla presenza di queste due flessioni delle nuove costruzioni che chiudevano e definivano il recinto. Le modifiche in conseguenza della decisione della sovrintendenza ha portato a individuare invece un nuovo edificato più concentrato e più limitato, senza togliere però il valore della grande corte centrale, che è stato uno degli elementi vincenti della loro proposta, che è andato ancora di più a valorizzarsi anche in conseguenza delle modifiche che sono state apportate alla presenza del centro universitario sportivo, che è la grande destinazione pubblica di questo spazio.